Da alcuni anni, il bracco italiano sta vivendo un periodo di notevole successo nel settore della cinofilia venatoria. Alle prove di lavoro nelle quali viene simulata l'azione di caccia ed il cane deve cercare il selvatico, fermarlo e non rincorrerlo quando frulla, partecipano soggetti che evidenziano una gran classe, notevoli doti atletiche e buona tipicità. Alle gare, lo stile di lavoro del bracco italiano, diversamente da quello di altre razze, è di facile lettura e quindi è comprensibile non solo da parte degli esperti, ma anche dello spettatore generico. Esso colpisce per la sua grande eleganza e la ritmicità del movimento. L'andatura è il trotto, un trotto assai veloce, con grande spinta del posteriore e sgambate lunghe, intervallate da fasi di sospensione degli arti. Con la testa alta e molle nel vento, il bracco italiano è sempre in grado di sfruttare al meglio le mansioni per localizzare esattamente a lunghe distanze il selvatico. Il trotto è l'andatura di caccia specifica delle razze da ferma italiane ed è quindi una prerogativa del bracco italiano e dello spinone. Il bracco italiano è una delle più antiche razze da ferma. La scelta del cucciolo è un'operazione importante. Non è opportuno acquistarlo troppo presto, perché in tal caso non ha il tempo necessario per socializzare coi fratelli e con la madre. Potrebbe quindi manifestare in seguito una certa timidezza o un'eccessiva dipendenza dal padrone. L'età di 3 mesi è l'ideale. Sceglieremo un soggetto di buon carattere, un po' bullo nei confronti dei fratelli, curioso ed invadente. L'andatura caratteristica è il trotto, un trotto assai veloce e spinto, con lunghe sgambate. Con la testa mobile nel vento, il bracco italiano è sempre pronto a sfruttare ogni occasione d'incontro col selvatico. Se durante la cerca percepisce qualche emanazione, il bracco italiano rallenta gradualmente l'andatura ed avanzando al passo, con la massima attenzione, va a localizzare la selvaggina. Compie cioè l'azione che nel gergo cinovenatorio si definisce filata. Nella ferma il bracco italiano è sicuro ma vigile, ben eretto sugli arti. Se il selvatico tende di sottrarsi alla ferma pedonando, il bracco italiano lo guida a vento, tenendolo sempre sotto controllo e mantenendo la tensione della ferma. Il trotto del bracco italiano è un'andatura naturale, suscettibile però, con una preparazione adeguata, ad essere potenziata al punto tale che un bracco esprima al trotto quasi la stessa velocità che raggiungerebbe al galoppo. Quando si caccia con più di un cane, è della massima importanza che questi non si intralcino a vicenda. Se sulla ferma di un soggetto l'altro accorresse facendo frullare intempestivamente il selvatico, si rischierebbe di tornare a casa col carniere vuoto. Una razza antica che ha saputo adattarsi alle esigenze del cacciatore e del cinofilo moderno. Il bracco italiano, non diversamente dalla Torre di Pisa o dal Davide di Michelangelo, è un prodotto della cultura italiana. A noi l'impegno di tutelare, diffondere e migliorare questa testimonianza vivente delle nostre tradizioni venatorie. Terminiamo proponendo quanto scrisse negli anni 50 il professor Adelio Cancellari in un suo libro sulla razza. Cacciare con un bracco ricco di mezzi e di stile è veramente una cosa bella e sommamente poetica, senza arricciamenti di nervi, con la cordiale e pacifica collaborazione tra cane e cacciatore, per la gioia di esplorare il terreno, di contemplare una ferma maestosa. Anche fuori dal terreno di caccia, il bracco italiano ha inoltre un compagno che sa comprendere, amare e farsi amare.